ritrovati a Metropolis, Emanuela Orlandi, 28 anni dopo, questo l'argomento della puntata di questa sera e nella pausa pubblicitaria è arrivata una telefonata in redazione, una telefonata che ci è parsa essere molto interessante, allora abbiamo una persona al telefono che dice di essere informata, di voler dare delle notizie, delle informazioni, chiedo subito buonasera. 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 Posso chiederle il nome? In gergo nostro militare mi chiamano Lupo e sono il Lupo solitario. In gergo perché? Perché in gergo? Facciamo parte dei servizi italiani e facciamo parte di una struttura protetta italiana. Faceva parte, quindi adesso non fa più parte? No, io abito in Brasile. Ah, qual è l'informazione che vuole darci? Niente, certe stupidate che mi hanno informato i miei colleghi qui che sono in Italia e tutto, che non mi sono mai piaciuti. Per esempio che Emanuele è passato da Bolzano, che non c'è mai andato a Bolzano, Emanuele ha fatto percorso o rapimento, è trasportato dalla BMW a una Mini verde, ha fatto Germania, Francia, Inghilterra, dopo 3 giorni era già nella struttura dove è tutt'oggi che a me risulta. Aspetti un attimo, lei ritiene in questo momento Emanuela dove si trova? In Inghilterra, in una struttura privata e protetta. E che tipo di prove ci può dare? Per insomma, Pietro Orlandi credo che ne abbia sentite, no? Migliaia di telefonate che sono arrivate, quindi insomma che prove ci può dare di quello che sta dicendo? La prova che posso dire è che c'è una persona che abita a Merano in cui circa un anno fa l'ha incontrata, già dei documenti, delle cose che risulta che lei, ecco, e questa persona abita a Merano. Posso chiedere? Fabrizio, sì, vuole chiedere qualcosa. Buonasera, no. Un attimo in linea. Volevo chiederle, ma questa informazione del percorso, quindi Germania, Francia, Inghilterra, ora quindi esatto. Si troverebbe dove, in particolare in Inghilterra? In Inghilterra, in centro Inghilterra, dentro una, diciamo, un manicomio, un matocomio, come Bonzi vuol dire. Ma dove? A Londra oppure in altre città? A Londra, centro Londra. Ah, quindi nel centro di Londra, e in particolare sarebbe chiusa, segregata? No, gira liberamente in quel manicomio lì, sempre sedata, per non far capire cosa è successo, cosa è dall'inizio fino adesso, è sedata. Quali persone si prenderebbero cura di lei? Sì, ci sono 2 medici che sanno tutto e 4 infermiere. E lei pensa che sia in condizioni quindi buone di salute, a parte il fatto che è tenuta segregata? A quello che risulta a me sì, dalle informazioni che mi ha dato la persona che l'ha incontrata sì. E volevo chiederle, ma queste informazioni le ha passate come doveroso alle forze investigative, agli inquirenti? No, non voglio più avere niente a che fare con le forze investigative, con la magistrata e con nessuno. Ma le motivazioni secondo lei? La mia situazione sì. È un po' particolare. Aspetti un attimo che c'è il fratello Pietro che vuole farle una domanda. No, Pietro. Secondo lei dicevo le motivazioni del sequestro. La situazione del sequestro dovete scavare in fondo cosa ho fatto qua Pietro, mi dispiace, ma una realtà veramente cruda e... Cosa? Scusi, mi scusi, lei parlava di Bolzano, quindi anche a lei risulta il passaggio di Emanuela Bolzano? No, al contrario. No, a me Emanuela Bolzano non c'è mai stata, è stato un depistamento, Pietro. Come tutti i depistamenti che sono successi dalla bitumiera, mica bitumiera. Tutto il resto. La bitoniera, quella della banda della Magliana, dice. Senta, ma come mai in tutti questi anni non ha mai detto nulla? Soltanto adesso, 28 anni dopo, lei è a conoscenza di questa vicenda? Ma io non è 28 anni dopo che sono, a me mi hanno dovuto far andare via dall'Italia, perché c'è un cervello molto pericoloso. Allora io nella mia tranquillità e la mia serenità gli dico... Io sono disposto a morire da un momento all'altro e me lo aspetto che da un momento all'altro mi fanno fuori. Perché i documenti si bruciano, le carte si bruciano, ma il cervello di Lupo no, ed è molto pericoloso quello. Beh, ma le chiedo come mai non ha parlato fino adesso, come mai non ha raccontato fino adesso quello che sapeva. Perché non mi hanno stuzzicato, non mi hanno mai
tirato in causa, adesso mi hanno stuzzicato, mi hanno tirato in causa con delle falsità, con delle promesse, e a questo punto paga chi deve pagare. Scusi, mi scusi, perché per me quello è un passaggio fondamentale. Quando sarebbe avvenuto il trasferimento di Emanuela dopo il rapimento? Lei dice non è passata da Bolzano, non è quello il passaggio, no? Il passaggio, sì. Quale sarebbe stato secondo lei il passaggio di Emanuela? Allora, il passaggio è che lei si è portata via con la BMW nera, capito? È arrivata giù sotterranei, dove la BMW è rimasta parcheggiata fino al ritrovamento. È messa su una mini verde, non so se presenta la mini familiare, quella ancora con le finiture in legno, credo no, e quella lì, messa su sedata lì, a bordo c'era un agente inglese, un'altra agente femmina, e l'hanno portata in Inghilterra subito. Passaggio di che servizi segreti questi agenti, mi scusi, di che servizi segreti? Parliamo di tutti, cioè, ci sono impiegati un po' tutti. Ma questi della mini? Questi della mini verde, che agenti erano? Inglesi. E come si colloca, diciamo, nello scenario geopolitico di quei tempi, l'intervento dei servizi segreti inglesi? Se lei lavorava nei servizi segreti, è anche possibile che abbia avuto contezza di quali possano essere i moventi e gli scenari dietro il sequestro? Allora, i moventi te l'ho detto prima, vai a indagare su tuo papà, se sei Pietro, e vai a scoprire che è serata, che non ti piaceranno. Ci doveva far stare tranquilli delle persone che parlavano troppo e che volevano scoprire troppe cose. Ma su che cosa in particolare? Su aspetti finanziari, aspetti legati all'attività soldi, politica? Soldi, tanto un bene da scienza fino all'osso del collo. Molti soldi, diceva? Molti soldi da pulire e molti soldi da pagare. Ho capito, da pulire. Sì, il Vaticano era una lavatrice, in gergo di tutto da pulire. Va bene, e allora, grazie per questa telefonata, ovviamente adesso insomma cercheremo anche di capire che cosa ci... Io mi permetto di insistere che è giusto che qualunque informazione possa essere utile a conquistare qualche pezzetto di verità deve essere girata ai magistrati, quindi invito il Signore anche a ripensarci eventualmente e a fornire alle autorità quanto sa, che sarebbe una cosa molto importante. Mi dispiace, ho preso troppi calci nel culo io da cosa, da parte, ho preso troppi calci nel sedere. Io, come ho detto, una persona vive la giornata, io oggi mangio, domani non lo so. Mi scusi, un'ultima cosa, perché si è detto, lei ha fatto riferimento prima al papà di Emanuela, del Colorado. Fa riferimento al ruolo che aveva all'interno del Vaticano, la collaborazione che lui aveva con Casaroli, cioè a cosa fa riferimento quando lei dice... quello che c'era nel Vaticano, fa riferimento al rapporto che c'era con Calvi. Con Calvi? Sì. Mio padre, è quello ne dubito. Vadi che scopre tante cose che non gli piaceranno. Ma lei vuole dire che era forse venuto a conoscenza di giri finanziari consistenti, esatto, e opachi? Esatto. Contro ovviamente la sua volontà. Ma se c'era contro la sua volontà, nella sua volontà, certo, qui lo sappiamo. Noi sappiamo che non doveva parlare, non doveva dire certe cose. Sento, ultima domanda. Ci sarebbero state altre possibilità di non farlo parlare eventualmente? Ma possibilità ce ne sono tante, comunque. Cioè dubito del fatto che mio padre sapesse delle cose particolari. Potrebbero aver confuso persona, potrebbero aver pensato ad un'altra persona. No, mi dispiace per... Mi scusi, quindi lei dice era importante il segnale che mandavano? Esatto. In quali servizi segreti lavorava? Sismi? Sì. Ho capito. Grazie. Ah, Merano, scusa, ha parlato un attimo di Merano prima. Perché Merano? Perché Merano? Merano c'è una persona in cui sa tutto, una persona in cui l'hanno incontrata Emanuela. Ma perché a Merano non era la residenza di quel funzionario del Sismi della sezione di Monaco, Rudolf di Toffenbach? Esatto, vedi che ti era dove solo.
Ah, è quella la persona a cui si riferisce? Quindi si intreccia. No, è un'altra persona. Ah, ho capito. Perché lui era un funzionario, no? Quella storia di Bolzano è stata legata in qualche modo a... Sì, ma c'era anche la caserma addestrativa, senza gli agenti italiani. Okay. Allora, noi la ringraziamo naturalmente di questa telefonata, ovviamente insomma risentiremo anche tutti i dettagli di quello che lei ci ha detto e... Grazie, insomma, ovviamente Fabrizio, a questo buonasera. Punto. Grazie buonasera, mille, buonasera. Buonasera, grazie. A questo punto, insomma. Beh, alcuni elementi sono effettivamente di qualche interesse. Ora è chiaro che una cosa del genere va valutata non da noi in prima persona. Certo. Però c'è questo fatto di Merano e questo? C'è questo uh-huh. percorso, questo asse che da Roma ci porta verso la Germania e la Francia. La residenza a Merano, però, questo l'ho visto nella sentenza Rando, lui è al domicilio qua vicino a Roma. Però stava su. A residenza a Merano. Però sì. residenza. Io a me sì, dico Giacomo, da. Giacomo, che dici? Avendoci passato già così buona parte degli ultimi 10 anni su quelle carte, è inquietante la telefonata, non è di un mitomane la telefonata. Comunque di una persona che è ben informata. Di una persona che o in maniera quasi ossessiva ha studiato le carte che noi studiamo per motivi professionali, oppure è una persona che sa perché... Io devo dire, non per difendere mio padre, poi sembra che difendo, certo. Però mi sembra un po' una cosa esagerata quella, cioè lui parla di segnale, non parla, no, di, nel senso non che parla mio padre di responsabilità era personale. Era conoscenza di passaggi. Per il posto dove stava lui, il tipo di lavoro che faceva, apposta ho chiesto, perché Emanuele è stata presa come cittadina vaticana, serviva una cittadina vaticana, Emanuele ha posto di segnale. Quindi non era quello diretto per Emanuela, quindi per Ercole Orlandi, apposta dico, potrebbe aver cambiato anche persona, no. Sbaglio, Emanuela fu fermata, prima di essere presa, fu fermata dietro i corridori vicino a Roma, da quella famosa macchina, certo. Sì. Una persona che disse a quell'altro è questa, lei. Quindi non... Sempre una mini. Tornano sempre no, 112. Però se posso dire, c'è un messaggio che mi ha fatto correre un brivido dietro la schiena. Nel riferimento che fa in maniera anche così un po' così approssimativa, però diciamo di sostanza, lui quando fa riferimento ai servizi occidentali, perché parla di servizi inglesi, no? Ma lì c'è un riferimento al flusso di denaro. Il flusso di denaro oggettivamente in quel momento passava, cioè ricordiamo, adesso per carità, poi lì, ricordiamo Calvi a Londra, ricordiamo che quel filone anche legato ad esempio a scontri nella finanza tra settori massonici e settori legati all'Opus Dei, no? Cioè il punto che non è, diciamo così, a me ripeto, quella legata a Calvi, tra l'altro, sì, è un'altra pista, perché no? o ben studiata questa telefonata, o di persona effettivamente informata, perché veramente i punti di così di in qualche maniera di convergenza esistono in questo c'è, tipo. Perché... c'è un paio di elementi che non mi convincono. Uno è quando dice parlo oggi perché sono stato stuzzicato. Quindi ancora una volta in questa vicenda purtroppo vengono fuori rivalse, giochini che vengono fatti sulla pelle di una famiglia che soffre, e questa è una cosa veramente inaccettabile. Quindi questo fatto dell'essere stato stuzzicato mi piacerebbe sapere in che senso, da quali chi? Sono le circostanze, certo. Da chi. Parla di documenti lui, Sì, perché dice che si possono distruggere i documenti ma non la testa delle persone, non i ricordi, non il cervello delle però persone. Però c'è come adesso una rivalsa che lo ha spinto a parlare. Indubbiamente... è una persona, a mio avviso, che ha effettivamente lavorato in quegli ambienti e che ha conoscenza di particolari che non tutti conoscono. Mm-hmm. E il fatto che tra 8.000 comuni d'Italia tiri fuori Merano, questo non è proprio casuale, è l'unico, noi abbiamo messo nel libro 2 o 3 comuni, uno era Merano. E Bolzano. Poi, purtroppo quindi... finisce sempre così, non c'è nessuna persona, nonostante siano passati 28 anni, che riesce a dire le cose chiaramente. No, sempre cose a l'opacità, no, ma l'opacità no, ma l'opacità è la cifra di, è la cifra di tutta, sì, la vicenda, tutta la vicenda. Cioè ecco. Non si è mai voluto, non si vuole fare chiarezza, né da parte dei testimoni, né da parte della magistratura, né da parte del Vaticano, non c'è stata mai la volontà di fare chiarezza su questa vicenda. Pietro, io ovviamente ormai la nostra attenzione è catalizzata su questa telefonata in attesa, ma qualche minuto per raccontare anche in modo un po' più intimo chi era Emanuela, cosa che tu...
tu hai fatto nel libro, volevo dartelo perché insomma ricordiamola, questa ragazza aveva soltanto 15 anni. Ma come ho detto prima, Emanuela è stata presa per la sua cittadinanza non perché era Emanuela Orlandi, era una ragazza normalissima come tutte le altre ragazze di 15 anni, noi eravamo una famiglia normalissima, mio padre prendeva uno stipendio da impiegato, abbiamo passato un'infanzia serena, devo dire la verità, nei giardini vaticani, cioè per noi il Vaticano era casa, non abitavamo lì, il mio nonno c'è stato dal 1920, quindi quella era proprio la... E niente, Emanuela aveva i suoi amici, stava sempre con il suo gruppo, soltanto quando andava a scuola era sola, era innamoratissima di Claudio Baglioni, mi ricordo sempre tutti questi dischi che tempo fa ho trovato che era di Claudio Baglioni. Io ci andavo d'accordissimo, devo dire la verità. Vero che la sua stanza, la sua cameretta è rimasta per tantissimi anni? Ma ancora adesso, ma non perché era di Emanuela, quindi diciamo così, perché è rimasta così, perché i 28 anni, cioè alla fine non sono passati, cioè la stanza è quella che mi ricordo l'altro giorno, che prima che uscisse di casa, cioè sempre quella così, e così è rimasta, adesso ci stanno i miei figli, i figli di mia sorella. Sai, non c'è stato... Io sì, non c'è stato un momento che abbiamo detto no, questa stanza sai non si tocca più, quella era il letto di Emanuela, quello era il giocattolo, è rimasto tutto così normale, quindi i giocattoli che erano di Emanuela si sono mischiati ai giocattoli di mio figlio, di mia figlia, quindi... E i tuoi figli, tra l'altro, c'è questa cosa carina che hai raccontato, che loro parlano di zia Emanuela, insomma, come se fosse una persona che hanno conosciuto. Loro hanno vissuto tranquillamente, sia le figlie che sono più grandi, quelle più piccole, normalmente, come zia. I piccoli aspettano, ma come era un zia, conosce la zia. L'aspetto commovente di questa vicenda è come, parlando con Pietro per tanti giorni, per mesi, il presente sia stato insieme il passato, perché non c'erano più confini tra passato e presente, e in tantissime occasioni nei suoi racconti mi sono trovato a commuovermi personalmente, perché sono racconti come di vicende di ieri, non so, qualche immagine, questi giochi lui con Emanuela e con le altre sorelle dentro i giardini vaticani, oppure giocavano a nascondersi dentro le vecchie carrozze del Papa, è una infanzia, un'adolescenza felice, perché noi non ce lo possiamo immaginare, ma vivere dentro lo Stato Pontificio significa vivere in un ambiente ovattato, protetto, dove tutto ti sembra facile, possibile, senza nessun rischio. Il paradosso di questa storia è che invece proprio lì, nel posto più sicuro della Terra, è potuto avvenire che da un giorno all'altro se la siano portata via. Qualche giorno prima, che poi la casualità, che parlavano del rapimento di Mirella Gregori in televisione. Di cui non abbiamo parlato, non c'è stato il tempo, ma... No, che non si sapeva di cosa fosse, se era un rapimento economico, non si sapeva. E questo me la ricordo, la frase di mio padre disse, ecco, questa è l'unica cosa che a noi, perché non eravamo una famiglia economicamente, quindi questa è una cosa che non ci capiterà mai. E invece è successo un paio di settimane dopo. E poi è stata legata a quella persona. A me ha colpito molto la presenza di sua madre sul sagrato il giorno della beatificazione di Carlo Wojtyła. Sì, certo. Sì. Sì. Il primo maggio. Ah, sì. Perché in qualche maniera, io ho sempre avuto l'impressione che Giovanni Paolo II portasse la sofferenza di questa vicenda, perché in qualche maniera quella prima visita che lui fece, no, in casa vostra, cioè forse anche in qualche maniera nella visione di Giovanni Paolo II c'era una visione che in qualche maniera lo portava a farsi carico spesso anche, no, delle sorti di chi gli stava vicino, no? Cioè, per esempio, non so, Cardinale Jaworski, no, perde un braccio perché lo va a sostituire ad una funzione in Polonia in un incidente ferroviario al suo posto, lui quindi sente, no? Oppure, quindi questo senso ce l'aveva in maniera forte e personale, no? Però credo che quella vicenda l'abbia toccato in una maniera particolare. Secondo me lui è venuto a casa per dirci una cosa, ha approfittato degli auguri, altrimenti non avrebbe avuto altro modo di darci il suo pensiero. E quella è forse la non avrebbe potuto dire il Papa. Lui ha approfittato, secondo me, lui ha approfittato degli auguri di Natale per dirci quella cosa. Per mettervi sull'avviso. No, anche perché poi noi spesso parliamo sempre del Papa come se fosse un monarca assoluto in Vaticano, non è così, cioè lui ancora dopo tanti anni di pontificato, quando parlava della curia li chiamava loro, quasi a marcare una distanza, una differenza tra quelli che sono gli assetti di potere di una della geopolitica vaticana e quello che invece è la figura del pontefice. Abbiamo pochissimi minuti, io però, Pietro, volevo farti raccontare di questo tuo incontro nel gennaio dell'anno scorso, il 2010, con Ali Acha. Una volta che finalmente in libertà, tu hai voluto incontrarlo.
Ma sì, perché era tra l'altro una cosa che si era proposta a mio padre, lo aveva detto appena, perché aveva ricevuto nel 97 alle acciaie, aveva mandato una lettera, sì, che diceva che Emanuela era viva, non aveva subito danni e prima o poi sarebbe tornata a casa. Dice, è colpa mia, anche se non per colpa mia, però. Ecco, tu scrivi che lui ti ha dato degli elementi importanti per capire cosa è successo. Guarda, lui è appena uscito, e ho detto devo vederlo, mio padre non l'ho potuto più fare perché è morto, quindi l'ho contattato tramite una nostra amica di famiglia, una giornalista turca, Yasmin Taskin, e lei già ci ha fatto incontrare il fratello Adnan qualche anno prima. Gli ho detto c'è possibilità di incontrarmi con... Ho detto adesso vedo, cerco di contattarlo, nel giro di 2 giorni mi ha richiamato, ha detto sì, dopodomani, era giovedì adesso mi ricordo, dopodomani sabato lo puoi incontrare, ha detto va bene, e niente, sono andato là e lui l'unica cosa che ha detto, sì, a Istanbul, ha detto però poi voglio parlare col fratello e un po' da solo, senza la presenza di nessuno, senza la presenza dell'avvocato, di Jasmine, e io devo dire la verità che lì ho visto un acciaio completamente diverso da quello che ero abituato a vedere nei giornali. Io ho sempre di fronte l'immagine, la foto di Emanuela ed è acciaio. Infatti, come ho detto anche a lui, mi sembrava di andare a trovare un conoscente, sembrava di conoscerlo. E io ho notato un atteggiamento completamente diverso, una persona... Secondo me le cose che ha detto le ha dette effettivamente per aiutare, come dire io so questo e... Gli ha detto in buona fede, poi magari anche se non hanno una verifica, però le ha dette secondo me. Ecco, tu ritieni che le cose che ti ha detto comunque possono aiutare a rivelare quanto è successo? Se la magistratura le prendesse in considerazione, sì. Ecco, perché non sei stato ancora Guarda, sentito? Io appena tornato dal viaggio ho rilasciato delle interviste, dove ho detto che Aliaccia ha voluto incontrarmi da solo e mi ha detto delle cose, mi ha fatto dei nomi importanti. Io adesso la magistratura mi chiama per... Cioè è un testimone quantomeno Aliaccia. Per dirmi Fabrizio, che nome ti ha fatto, potrebbe aver fatto qualsiasi nome. Io ho aspettato un anno, nel libro l'abbiamo scritto, ne abbiamo parlato, in fondo il libro anche per quello, proprio nella speranza che qualcuno dentro, fuori dal Vaticano, cioè che ti ha detto, quali nomi ti ha fatto, visto che ha fatto dei nomi. Invece non tu c'è... lasci appositamente dei puntini, voi lasciate dei puntini in sospensione. Qualche titubanza da parte degli inquirenti forse può essere giustificata dal fatto che avventurarsi in un'inchiesta del genere dopo 28 anni significherebbe riprendere tutti i fili. Tu è sempre un testimone, certo, che ha fatto dei nomi. No, io dico come possibile spiegazione, e quindi è qualche cosa di talmente grosso che forse può spaventare. L'esigenza di Pietro, e per questo ha comunque voluto scrivere il libro e continua quando è possibile a manifestare questo suo desiderio di giustizia, è che tutti i tasselli di questa storia non vengono dimenticati. Aliaccia è ovviamente un tassello importante perché venne nominato 3 giorni dopo la scomparsa della sorella come possibile oggetto di scambio, quindi era coinvolto chiaramente, ha parlato a lungo con Pietro e io penso che giustamente Pietro attenda di essere convocato per poter riferire se qualche dettaglio potrà essere utile alle indagini, è il suo obiettivo. Ultimissima domanda, purtroppo dobbiamo chiudere, l'atteggiamento di Benedetto XVI. Nei riguardi di questa storia di Emanuela e anche nei riguardi di una lettera che l'avete inviato recentemente, sì, vabbè, diciamo che non ci hanno assicurato che gli è stata consegnata, mi auguro di sì, però non c'è stata una risposta, diciamo non sono state spese molte parole nei confronti di Emanuela da questo pontificato. Io mi aspetterei un gesto se mi è consentito. Si è parlato qualche tempo fa di nastri che finora non sono stati resi noti ma che sono in possesso della Segreteria di Stato Vaticano. Ecco, io credo che si è parlato di questo è il pontificato della purificazione, no? Dagli scandali finanziari agli scandali degli abusi sessuali del clero. Ecco, forse sarebbe un gesto importante se questi nastri esistono, se questi nastri non sono ancora resi noti, sono veramente una disponibilità. Ma per dare un segno di volontà basterebbe fare chiarezza su quell'intercettazione telefonica. Certo. Quella è chiarissima, basterebbe fare chiarezza su quello. Ma anche questi nastri sono importanti perché sono le telefonate dell'americano, esatto, le prime rivendicazioni del sequestro. Quello sarebbe, quindi appunto, il fatto di rendere le note, il fatto di mettere a disposizione per esempio degli inquirenti,
credo che sarebbe un segnale importante anche che va oltre appunto le zone opache, no? Le zone grigie del passato, forse è un modo per superarle. È un peccato, questo mi dispiace effettivamente, perché ovviamente l'ho sempre considerata una seconda famiglia e questa cosa di non... cioè sono passati 28 anni, perché non dare un segnale di un'iniziativa? Dire facciamo chiarezza su questa storia. Cioè servirebbe, come sempre detto, a dissipare tutti quei dubbi che in fondo l'opinione pubblica ha nei confronti del Vaticano rispetto a questa storia, perché se chiede a una persona per strada che ne pensi di questa storia, Emanuele, il Vaticano sa tutto. Allora perché non fare qualcosa per dimostrare il contrario? Io credo che sarebbe assolutamente necessario. E quindi questo è l'ennesimo appello l'auspicio, che anche Pietro lancia e auspicio, insomma, che anche dal nostro studio lanciamo a chi può fare qualche cosa. Io vi ringrazio moltissimo davvero per questa vostra disponibilità, grazie mille a Pietro Orlandi, grazie a Fabrizio Peronacci, Giacomo Galeazzi, e speriamo anche che magari possa avere un seguito questa telefonata che abbiamo ricevuto durante la nostra puntata. Grazie ancora, grazie a voi di averci seguito. Metropolis torna come sempre la prossima settimana.